Eccoci amici sportivi, eccoci dopo uno 0-0 col Como nel turno infrasettimanale e di nuovo Fischi. Abbiamo tanti argomenti su cui parlare, intanto di un nuovo Palermo, perché quello che si è visto soprattutto nel primo tempo è un nuovo Palermo negli uomini e nel modulo e anche nell'atteggiamento. È un Palermo migliore oppure no? Lo vedremo fra pochissimo, lo vedremo insieme ad altri argomenti che sono sicuramente connessi alla partita. Il primo è per esempio Vido Di Mariano, che sono state le due rivoluzioni in attacco, hanno funzionato sì o no? Parleremo anche di una panchina che domenica, che giovedì ha dato sicuramente meno supporto ai cosiddetti titolari nel secondo tempo, e su questo secondo me c'è anche parecchio da discutere. Parleremo anche dei fischi che sono arrivati non soltanto a fine partita ma già nella seconda metà del secondo tempo. Di tutto con i miei straordinari compagni di viaggio. Ciao Fabrizio Vitale, finalmente recuperato titolare con la maglia proprio di Rosa e Nero Web e TV, finalmente guarito. Ciao Fabrizio. E ciao Salvatore Geraci, come sempre con la coppola porta fortuna e tranquillizzante, e Giuseppe Leone. Ciao Giuseppe. Buonasera. Allora facciamo subito una carrellata rispettando i tempi del nostro talk show, chiamiamolo così, che sarà ovviamente integrato dai vostri commenti che saranno al vaglio di Fabrizio Vitale. Salvatore, subito da te un commento su questo nuovo Palermo che abbiamo detto è durato sostanzialmente un tempo, poco più di un tempo. Ma è durato un tempo come il Como del resto. La partita è stata per me assolutamente piacevole. La scorsa settimana, se ti ricordi, ti ho detto che il Palermo era stato perfetto. Il primo tempo di questa partita è stato di un piacevolissimo. Io ho visto tutta la Serie B ieri e non mi ricordo partita che abbia avuto emozioni come quella del Palermo, o meglio, per esempio Regina Frosinone, qualcosa si è vista anche, ma lì era bello vedere due squadre che cercavano in tutti i modi di vincere, di fare gol, e ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. Partita piacevole per tutto il primo tempo, enorme sotto il profilo del godimento. Poi ovviamente sono arrivate le preoccupazioni, la stanchezza, il fatto che non si riusciva a superare l'avversario, e allora le squadre insomma hanno dato un rendimento un po' inferiore, però a me è assolutamente piaciuto, come mi è piaciuto il nuovo Palermo, nel senso che questa è una versione che potrà dare sicuramente tanto. Fabrizio, soddisfatto? A mio avviso è stato il miglior primo tempo di questa stagione, anche in virtù di questi cambi che ha fatto Corini. C'è il rammarico di non aver portato a casa i tre punti, secondo me soprattutto per quello che è stato prodotto nella prima frazione di gioco. Secondo me il tecnico ha provato a dare un cambio di passo tenendosi l'uno contro uno con la difesa a tre contro i tre attaccanti del Como, per poi poter avere più agio sulle fasce. C'è stata la novità di Di Mariano, quinto di centrocampo, posto a Sala, la novità di Vido come spalla di Brunori, che un po' chi più chi meno invocava da tempo di vedere all'opera. Resta però il problema di una squadra che continua ad avere quella sottile linea d'equilibrio tra il fare il bene e non riuscire a fare, che poi è venuto fuori secondo me nel secondo tempo, quando probabilmente è subentrata un po' di stanchezza, quando probabilmente è subentrata un po' anche di paura di non riuscire a portare a casa un risultato importante, che credo questa squadra avverta e incominci ad avvertire in casa piuttosto che fuori casa, dove l'ho vista un po' più libera. Giuseppe. Sì, senza dubbio volevo partire proprio da quest'ultima cosa che ha detto Fabrizio, il fatto di in casa si è avvertita di più la paura, soprattutto nel secondo tempo, paura mista stanchezza. Per quanto riguarda il nuovo modulo, sicuramente è stato un buon primo tempo, fermo restando che poi alla fine le azioni più pericolose il Palermo le ha create ancora una volta su palla da fermo, sui calci d'angolo, ad esempio una su tutto il palo di Segre. Però è stata una manovra più lineare, più sciolta da parte del Palermo nel primo tempo, secondo me anche per, tra virgolette, merito
un Como che lasciava giocare il Palermo, a differenza di altre squadre che si sono viste al Barbera. Nel secondo tempo poi si è vista un'altra partita, perché, come ha detto Corini e ha confermato anche l'allenatore del Como Longo, il Como è entrato in campo in maniera diversa, più compatto, più chiuso, proprio perché aveva lasciato giocare, secondo me, anche un po' troppo il Palermo, un po' troppo dal loro punto di vista. E quindi poi ne è venuto fuori uno 0-0 che però comunque un po' di amaro in bocca lo lascia, perché il sapore dell'occasione sprecata ieri c'è. Ma il risultato è sempre fondamentale. Salvatore, secondo te, tu parlavi di stanchezza anche, ma secondo te è stato anche un po' una prudenza quella del Palermo, cioè di contenere un po' gli slanci offensivi per evitare di perderla questa partita? No, prudenza del Palermo non penso assolutamente. Il Palermo ci ha provato, ma per esempio io prendo un giocatore soltanto, prendo Gomez, che era stato veramente sfavillante in tutte queste ultime partite. Ieri ha avuto dei momenti buoni, però poi si è visto chiaramente che non era all'altezza delle sue migliori giornate, era anche nervoso, non so perché. Quindi lì la prudenza non è una tattica, è una necessità, perché capisci che potresti rischiare e prenderle. Ma lo stesso atteggiamento ha ottenuto il Como, quindi mi pare che sia stato prima un gioco a vedere chi era più bravo, poi tutti e due hanno giocato un po' a scacchi, perché ovviamente in certe condizioni poi è meglio salvaguardare anche un pareggio che non rischiare di perdere. Allora, ora cominciamo la carrellata dei commenti. Come sempre Fabrizio ha il compito difficile di selezionare fra i tanti commenti che arrivano. Io vi ricordo comunque sempre che tutta la trasmissione va in onda, come sempre, sulle pagine Facebook di Blog Sicilia e di Stadio News, oltre che sui siti, quindi poi tutti i commenti sono sempre facilmente reperibili. È evidente che poi quando ne arrivano 100-150 a trasmissione non possiamo leggerli tutti. Però Fabrizio, animiamo il dibattito. Ovviamente i tifosi non sono soddisfatti di questo risultato, ma del resto anche noi abbiamo parlato di un'occasione persa, anche per quello che si era visto soprattutto nel primo tempo. Cominciamo da Domenico Scafani, che dice: buon pomeriggio, volevo chiedervi perché Corini ha cambiato formazione nel secondo tempo. Poi L'ha cambiata soprattutto nel primo, volendo, perché il vero cambio è nel primo tempo. Però diciamo che nel mood dei tifosi c'è questo non aver condiviso il ritorno al 4-3-3, o comunque a una trazione molto anteriore poi nella ripresa. Poi abbiamo Emanuele Drago che dice: a parte Pigliacelli e Gomez un po' segre, per il resto la campagna di rafforzamento ha avuto un effetto nullo, insomma tre innesti riusciti su 10 sono un po' pochini. E ora affrontiamo anche questo argomento, perché non si può prescindere dal parlare non soltanto di Vito e di Mariano, ma anche di Stulaz e Segre e Saric. Vito Discrede dice: non riusciamo a decollare in classifica, restiamo pericolosamente nel limbo, che è un po' un problema che comunque non riguarda soltanto il Palermo, ma un po' E su questo tutte le permettimi squadre. Di dire una cosa, che io sono un po' fissato su questo. Noi ovviamente abbiamo delle posizioni non per forza univoche, ma affrontiamo con un certo equilibrio e con una certa visione la situazione. I tifosi ogni volta, secondo me, sono spesso condizionati dal risultato, e anche nelle ultime ore dopo lo 0-0 c'è stato una valanga, perché poi i tifosi sono divisi in due categorie: quelli che sono contro il Palermo e non aspettano altro per andare a fare delle disamine abbastanza su di giri, e quelli che invece poi magari sostengono il Palermo anche nella cattiva sorte. Ora ho l'impressione che ieri si possa dire tutto, che l'occasione sprecata, sono d'accordissimo, che il pareggio in casa col Como non può essere un risultato che solletica la fantasia dei tifosi, però secondo me dobbiamo entrare tutti quanti abbastanza in fretta nel mood di un campionato dove i pareggi sono tantissimi. Anche ieri ci sono stati tanti pareggi. Nelle ultime due giornate di campionato ho visto pochissime vittorie casalinghe, mi sembra, vado a memoria, di averne viste 3 su 20 partite nelle ultime due giornate, dove la classifica resta ancora cortissima, dove il Benevento, che abbiamo battuto noi, va addirittura a vincere a Parma. Ci sono, insomma, tante. Sì, Salvatore.
Volevi intervenire? No, ti volevo dire... Mi sembravi con l'indice alzato, ti vedevo con l'indice No, hai fatto bene perché mentalmente facevo un ragionamento, cioè nelle ultime 5 partite il Palermo ha preso 7 punti, come il Venezia, ma anche come il Bari che è terzo. Il Parma ne ha presi 4, come il Cagliari e come il Genoa, che sono le super squadre del campionato. La Ternana 5, il Brescia 6. Ragazzi, ma ancora vogliamo considerare la posizione del Palermo come una posizione fasulla o una posizione che invece deve essere per forza migliorata a tutti i costi? Ma cosa vogliamo da questo Palermo? Che veramente entri nella lotta per la promozione? Se è questo, allora va bene, possiamo essere un po' scontenti. Altrimenti, ragazzi, stiamo facendo un campionato che è nella logica e nella normalità. Altri commenti? Rosario Adriano Orlando, pareggio a reti bianche che ci sta anche di lusso, partita che potevamo perdere se gli attaccanti del Como non avessero sbagliato più volte la conclusione. Adesso con la spalla sarà un vero e proprio spareggio. Beh, però sento parlare di spareggi troppo spesso, ormai questo è un campionato dove certo la spalla sta sotto e quindi non bisogna perdere, ma lo dicevamo anche a Cosenza, lo dicevamo anche a Benevento, lo dicevamo prima della partita col Como. No, ma l'hai detto tu, il Benevento ha perso col Palermo, è andato a vincere in casa del Parma, quindi rivaluta in qualche modo la vittoria. A me mi era sembrata una squadra decisamente fuori fase il Benevento, e invece va a Parma dove ha trovato una squadra ancora più fuori fase, ma la verità è che questo campionato ancora non ha veramente chiarito nulla. Tra l'altro, a proposito di attacco, devo dire che Como ha un attacco più che dignitoso, con Cutrone, Cerri e Mancuso, gente che ha fatto anche la Serie A. E a proposito di attacco, volevo entrare nel dettaglio. Salvatore, Giuseppe, Fabrizio, Vido ha giocato dall'inizio, quindi secondo me è stato più una sorta di 4-4-2, se vogliamo 3-5-2, perché poi non è mai facile dare dei numeri precisi a un modulo tattico. Ha giocato Di Mariano a destra, sono state due novità significative. Giuseppe, tu come le hai valutate? Sia prima della partita, cioè se la scelta di Corini ti ha sorpreso, e poi dopo. La scelta di Corini, più che sorprendermi, mi ha incuriosito molto, però vedevo in questa scelta una vittima, intenzione dell'allenatore di forzare fin da subito la partita, cioè cercare di sbloccarla subito, e oggettivamente potevi anche farlo se non fosse stato per il palo colpito da Segre. Vido chiaramente era intanto la prima partita dal primo minuto, la prima volta che giocava più di 20 minuti. Non ho visto un giocatore brillante, non ho visto un giocatore in condizione, ma lì siamo sempre sul solito discorso: se non lo fai giocare perché non è in forma, però poi lo devi fare giocare, certi giocatori devi fare giocare per farli entrare in condizione. Beh, giocare dal primo minuto è sempre diverso che giocare dal 75esimo. È chiaro. Di Mariano non mi è dispiaciuto, anche lì, come tutto il Palermo nel primo tempo, agendo da destra, ha messo anche dei palloni molto interessanti, arrivando sul fondo dall'esterno. Quindi diciamo complessivamente che... però positivo, dai un giudizio positivo complessivamente. Beh, futuribile, oddio, futuribile. Futuribile sì, del resto ne avevo anche parlato in altre occasioni in questa trasmissione, quindi mi andrei a contraddire se non dicessi che è un esperimento che ci può stare. Tante volte ho detto che avrei voluto vedere per più minutaggio insieme sia Brunori sia Vido. Quindi è assolutamente una strada da percorrere, soprattutto in queste gare dove hai bisogno di segnare, perché purtroppo i numeri dell'attacco non sono chiaramente soddisfacenti. Il Palermo è no, il terzo. No, non lo sono, ma purtroppo devo dire che ogni cambiamento, poi nel Palermo in particolare, quando si cambia troppo si fatica a ritrovare un attimo di fluidità di manovra, e anche ieri, poi arrivano i fischi e io non lo so se il Palermo del primo tempo va promosso oppure no, perché l'atteggiamento sicuramente era quello che la gente avrebbe voluto, e la gente si è divertita, come diceva Salvatore Geraci prima. Nel secondo tempo certamente meno bene, meno occasioni, meno arrembaggio, o forse più testa, però
trovare la quadra del cerchio è difficile. Fabrizio, ti chiedo a proposito di Vido, non soltanto il fatto, perché siamo un po' tutti d'accordo, poteva fare di più, entrare dal primo minuto non è mai facile, gli diamo un 5,5 diciamo come valutazione globale, però io volevo capire, secondo te, con questo doppio attaccante, che movimenti sono stati fatti, che movimenti ha chiesto Corini soprattutto, perché a me è sembrato rivedere Brunori nella sua solita posizione e Vido un po' a girargli intorno, a dargli manforte, ma senza una collocazione precisa. Il tuo parere? Sì, hai detto bene. Cioè, Vido doveva girare attorno a Brunori e sfruttare gli inserimenti degli esterni. Ho visto molto lavoro da parte di Sala sul lato di Vido e poi molti cross di Di Mariano per la gente che si inseriva in aria. Questo nuovo modo di giocare, che è un po' quello che si era visto a tratti durante le partite, perché non è la prima volta che Corini mette un 3-5-2, l'ha fatto, è la prima volta dall'inizio, ma l'ha fatto anche in corso di gara. Ho visto un Segre più libero di inserirsi, tant'è vero che le azioni più pericolose sono passate quasi sempre dai suoi inserimenti, di cui hanno beneficiato a turno anche un po' Vido e Brunori con quella doppia occasione che gli è capitata tra i piedi nel primo tempo. È una formula che può funzionare, però siamo sempre lì. Io parto dal presupposto che questa squadra ha dei suoi limiti. E il fatto che un allenatore provi a cambiare sempre qualcosa per cercare di superare questi limiti ne è la conferma. Per cui, secondo me, questo Palermo in questo momento più di questo non può fare. Scusate, Salvatore, la ripetizione, però, Salvatore, questi, però dico, oltre alla posizione di Vido, vorrei sapere da te se Brunori ha tratto beneficio, perché Brunori ieri era un po' appannato anche in fase conclusiva, ma secondo te abbiamo tolto qualcosa a Brunori, che di solito è un po' più nel vivo del gioco? Ma io la vedrei intanto in maniera più semplice. Noi diciamo esperimento riuscito. No, non è un esperimento. Corini ci lavora da tempo su questa possibilità. In tempi non sospetti mi diceva che una delle cose che il Palermo doveva provare era anche quella di giocare con un doppio attaccante. Perché è chiaro che alcune volte dare troppa responsabilità a Brunori non è una cosa che ti porta sempre dei vantaggi. Brunori non può essere l'unico e il solo elemento che fa gol, perché altrimenti dobbiamo aspettare soltanto le sue prodezze e basta, mi pare troppo poco. Tutto deve essere inserito in uno schema per cui il Palermo si adegua a determinate altre situazioni. A me ieri non è dispiaciuto questo atteggiamento del Palermo. Non dimentichiamo che nel primo tempo, quando il Palermo aveva questa capacità di impegnare il Como in maniera diversa, alcune occasioni sono arrivate anche da calci piazzati, come volete, tutto quello che volete, ma giustamente Segre ne ha tratto beneficio, per esempio anche Di Mariano per me ha giocato abbastanza in maniera positiva, non l'hanno premiato come secondo me meritava, perché ha salvato un gol per esempio da difensore, e poi è stato sempre propositivo. Di Mariano è uno che c'è sempre, che non si riesce mai a discutere, poi può avere l'eccellenza oppure può giocare. Sì, è vero, sempre nel vivo della partita. Adesso ancora altri commenti, però legandomi a quello che diceva Salvatore, volevo anche aggiungere, è vero, Segre, grazie forse a un movimento complessivo della squadra, è andato vicino al gol due volte, tra l'altro ha preso un palo clamoroso, e questo potrebbe essere non un fatto casuale. Dopodiché io continuo a pensare che nel Palermo manchi moltissimo l'inserimento centrale, per intenderci quello che Stulaz ha provato al 92esimo, e soprattutto mancano i tiri da fuori, che a volte possono produrre anche gol occasionali. Commenti. Sì, ovviamente il bersaglio, come al solito, è Corini e le sue scelte, il suo modo di fare giocare non adeguatamente, secondo i nostri ascoltatori, la squadra. C'è però chi, come Salvo Galatioto, dice: il pareggio va benissimo, girare a 21-22 punti è tutto grasso che cola in ottica salvezza. La classifica, dice Bartolo, è così corta che sono tutti spareggi. C'è chi direi anche in ottica calciomercato, perché poi, come tu dicevi l'altra volta, c'è un mercato su cui Palermo si misurerà anche. Ma non c'è dubbio che queste partite che fino a dicembre servono per fare delle valutazioni in chiave di mercato, che già mi risulta la società stia facendo, perché come ho detto prima, questa squadra ha dei suoi limiti, ormai è chiaro.
Sperare ancora in dei miglioramenti? Non lo so, ci sono ancora dei punti interrogativi su alcuni giocatori come Stulac, come Saric, che comunque va bene che Stulac ieri ha giocato veramente poco, ma Saric quando è entrato non mi ha dato l'impressione di dare quello strappo, di fare quel cambio di passo, di dare quel cambio di passo che servirebbe a questa squadra. Massimo Di Pieri dice chiudere a 22 punti il girone d'andata, lasciando dietro di sé almeno 7-8 squadre, PS non mi stupirebbe Stulac titolare con la SPAL. Vi prego, però faccio una preghiera di mandare messaggi corti perché sennò non li possiamo mandare. Esatto, nel frattempo vi do anche la notizia, diciamo, in tempo reale, perché visto che si gioca domenica, mai si è giocato con così poco margine fra giovedì sera e domenica pomeriggio, sono usciti i convocati, sono come al solito 23, non mi sembra di vedere nessun tipo di particolari novità, ci sono Saric, c'è Bettella che è uscito un po' malconcio, c'è Marconi, insomma potrebbe anche esserci qualche novità in formazione, ci sono anche Saric e Segre, insomma ci sono tutti i soliti convocati di Corini. Scusatemi, allora diamo spazio, anche lo dico a voce perché è troppo lungo, Emanuele Giglio rivolge un commento a Salvatore, dice Giareci, ma come può lei e tutti voi non capire che noi parliamo di gioco, di entusiasmo, di gioia, di veder giocare a calcio, ripeto a calcio, ma voi lo vedete giocare il Sudtirolo, il Pisa e Bari, che poi se perdi amen, ma giochi fai vivere emozioni, voi vi divertite? Alt, io ma, senti, ti posso visto... rubare, sì, vabbè, vai Salvatore. No, vi dico, visto che la cosa mi tocca personalmente, nel senso che il messaggio è rivolto a me, ma che cosa vogliono? Cioè, io non riesco a capire che cosa si aspettano da un campionato come quello di Serie B. Il Palermo mi pare che giochi in maniera dignitosa, a Benevento ha fatto una bella partita contro il Como, che ha un super attacco, hai fatto bene tu Guido a riconoscere. Il Palermo non solo è stato all'altezza della situazione, ma ha giocato un primo tempo molto pregevole. Ma che cosa vedono negli altri? Che significa lo spettacolo? Sì, significa, no, infatti vorrei andare anche oltre quello che dici tu Salvatore prima della pubblicità velocemente, perché sono d'accordo con te, io ieri non ho visto grande spettacolo, ma non ne ho visto mai in tutto il campionato. Il Cagliari non è spettacolare, il Genoa no. E soprattutto il vero problema, rifacendo un po', cercando di fare sintesi fra quello che dice Geraci, quello che dice Vitale, quello che dice anche la gente da casa, il problema è che in questo grande equilibrio anche i pareggi hanno un valore diverso, perché ieri il Palermo nel primo tempo ha giocato un calcio più spettacolare, più vivace, più offensivo, come vorrebbe la gente, senza riuscire a trovare il risultato. Giochi a Benevento o giochi a Modena, tanto per dirne una, o in casa con Parma e Genoa in maniera più sparagnina, certamente meno spettacolare, forse più utilitaristico, e vinci le partite. Se vinci le partite va tutto bene, se poi invece giochi bene e perdi va tutto male, quindi poi mettere d'accordo tutti quanti è veramente complicato. Ci fermiamo pochissimi secondi e poi torniamo perché c'è ancora un dibattito bello caldo a occhi e croce. Rieccoci, io sorrido quando capita spesso i nostri amici tifosi da casa ci dicono che Vitale non capisce niente, che Geraci nemmeno ovviamente, che Monastro è venduto, che Leone ancora deve mangiare pane duro, perché poi mettere d'accordo tutte le teste su partite di calcio è una delle cose più difficili che io abbia mai visto. Però vi preannuncio, cari Giuseppe, Salvatore e Fabrizio, che a fine trasmissione vi faccio un test sulla vostra capacità di capire calcio, che resta, diciamo, nero su bianco, e così vi inchiodo alle vostre responsabilità. Commenti? Sì, che sono tantissimi e quindi dobbiamo dare spazio. Allora, cominciamo da Massimo Di Piedi, Modena, Cosenza, Benevento, in queste tre trasferte il Palermo ha ottenuto 6 punti, a Cosenza poteva essere un pari, la morale qual è? Che fuori casa il Palermo gioca meglio perché sfrutta le ripartenze. Aggiungo, Luciano, io non ho... Luetto dice Palermo terzo peggior attacco con 15 gol, aggiungi? Aggiungo che ancora non ho un dato statistico completo, però mi sembra che quest'anno il fattore campo sia veramente... In ribasso, tranne per Regina e Frosinone, che difatti non a caso sono in testa alla classifica, soprattutto il Frosinone, perché io ho visto che per esempio il Bari ha fatto molti più punti fuori, il Genoa ne ha fatti molti di più fuori, il Palermo è un po' a metà, il Venezia ne ha fatti molti di più fuori,
ha fatto la prima vittoria domenica scorsa contro la Ternana, quindi c'è un cambiamento, non so se è dettato dall'equilibrio o dalla mediocrità, poi è difficile stabilirlo. Fabrizio, Nico Macchi, ma con il modulo a doppio attaccante meglio Soleri che Vido, comunque modulo che porta più uomini in attacco. Poi c'è chi come Emanuele Sanzo dice non ci siamo assolutamente, manca la continuità di risultati, manca la concretezza in zona gol, riusciamo a giocare solo un tempo o 20 minuti, poi nulla cosmico. Ci può stare questo commento, però la continuità dei risultati, ad esempio quella del Pisa, che non è prima in classifica, pur avendo vinto 11 risultati utili. 11 consecutivi, quindi insomma, è un campionato veramente strano. Allora, poi Onorato Billetta dice, penso che con un altro allenatore capace, esperto, e che abbia polso all'interno dello spogliatoio, con questo organico farebbe molto di più. Si è liberato Luis Enrique. Sì, si potrebbe fare un pensierino. Sì. Andiamo avanti. Salvatore, scuoti la testa perché? Ma perché non vedo mostri in giro, ragazzi. Ma guarda, hanno preso Maran ha fallito subito, eccetera, eccetera. Ma il problema non è il fatto dell'allenatore, il problema è quello che costruisci e il progetto che va avanti. Questo Palermo non è male. Assolutamente, non solo, sta facendo anche delle buone cose, non soltanto come gioco, ma anche in classifica, è messo bene. E, scusa, è a tre punti dai play-off, è a due dai play-out, ma ditemi, non era questo il cammino che si voleva del Palermo? Lo spettacolo significa andare a prendere Pastore, Cavani, eccetera, eccetera. Ragazzi, dobbiamo abituarci a certe cose, dobbiamo essere soprattutto tifosi del Palermo, cioè dobbiamo essere, intendo dire, cioè chi tifa per il Palermo deve stare accanto al Palermo, ma per sostenerlo, non per criticarne se Brunori si mangia un gol, se quello sbaglia un'altra cosa, se c'è un modulo che preferisce o che non preferisce. Queste sono cose poi tecniche e ambientali che appartengono a chi ovviamente si trova nelle condizioni di decidere. La regia che è sempre molto attenta, Salvatore scusami se ti fermo, ma la regia che è sempre molto attenta è anche molto brava per la verità, quindi applausi alla regia, un applauso ideale, ci segnala il terzo titolo che secondo me, il terzo titolo di oggi, che secondo me denuncia sostanzialmente il momento critico maggiore della partita con il Como, e cioè questa panchina che in effetti non ha dato quello che ci si aspettava. Giuseppe, io non so il tuo parere, però non mi pare che Valente, che comunque poveraccio è spompato anche da alcune partite molto dispendiose, o Bro, o chi è entrato poi in tempi, anche Soleri, che comunque si sbatte sempre. Saric. Saric è entrato pure abbastanza, ha giocato un po' di minuti, lascio stare Sturz che ha giocato 6-7 minuti. Non mi pare che abbiano dato questo contributo anche in termini, diciamo, di animosità. Poco fa c'era un messaggio di un nostro telespettatore che parlava appunto di un Palermo che dura un tempo, che dura a volte anche solo 20 minuti. Ecco, in questi casi è la panchina che ti deve dare una mano, il Palermo non ha una panchina che dà una mano, perché in maniera molto banale e cruda questi sono, questi oggettivamente non sono giocatori che ti danno quel cambio di marcia, che vanno a spaccare la partita quando c'è bisogno, in una situazione in cui, come quella di ieri, il secondo tempo, l'andamento della gara è andato via via ad appiattirsi, e lì ti serve quel cambio, quella sostituzione dalla panchina che invece vada a dare linfa nuova, ritmo, velocità. Il Palermo non ha tutto questo. Io e Salvatore, che abbiamo una certa età, sì, è anche difficile. È anche difficile per un allenatore trovare quella soluzione dalla panchina, cioè non è che voglio dire, se arriva Luis Enrique, i giocatori poi quelli sono dalla panchina. Infatti è il solito discorso. Fondamentalmente poi è lì che il Palermo deve andare,
è lì che deve andare a intervenire a gennaio. Anche le statistiche ti dicono che soltanto, diciamo, il Pisa, che non è un ritorno, quello di D'Angelo, e Bisoli con Sud Tirolo hanno fatto veramente un cambio di marcia. Io e Salvatore, che abbiamo una certa età, quando sentiamo parlare di dura 20 minuti, diciamo, non male, ci rallegriamo di questi 20 minuti, però Salvatore, a parte gli scherzi, cioè, mi aspetterei qualcosa di più da chi entra, non ne faccio neanche una questione di nomi, ma in generale, cioè, l'atteggiamento di chi entra deve essere quello che ti spara questi 20 minuti, 25 minuti, dando veramente tutto. Cioè il giocatore che ti risolve le partite, ma non soltanto nel senso di fare il gol, ma ti risolve le partite anche come apporto, come possibilità di cambiare quello che è il tran tran del momento. Sì, da questo punto di vista proprio non ho assolutamente dubbi, fermo restando che la cosa principale è trovare delle alternative in attacco, alternative di gioco, cioè la possibilità di fare più gol, perché il Palermo in questo è assolutamente carente. Ma che si debba andare sul mercato e che si debba fare un esame di riparazione più completo e vincente è sicuro, dove per vincente non intendo che questa squadra debba da un momento all'altro trasformarsi nel Frosinone o nella Regina, ma anche abbia la solidità per non rischiare assolutamente nulla. Fabrizio, cambio di passo ci vuole, cioè se tu inserisci qualcuno ti aspetti un cambio di passo. Sì, fino adesso la panchina non ha completamente dato, a seconda dei componenti che c'erano in panchina, non ha mai dato quel cambio di passo. È una dimostrazione che ogni volta che Palermo è andato sotto non è mai riuscito a recuperare il risultato. Questo è un dato indicativo, a seconda del fatto che c'è entri Vido, entri Valente o entri Saric, c'è probabilmente quel tasso tecnico, qualitativo che dovevamo portare alcuni, che non riesce a venire fuori. Posso approfondire, perché per esempio Soleri è uno che per sua caratteristica tecnica, è uno che si sbatte, poi l'altra volta poteva fare anche il gol del 2-0 e non l'ha fatto, però ti dà un certo tipo di aiuto. Vido, quando entra nell'ultimo quarto d'ora, va a fare folla in area di rigore, comunque ha già avuto qualcosa in più. Quello che mi è mancato, secondo me, e non riesco a capire se è un'impressione mia o un dato oggettivo, per esempio Saric non ha mai fatto, anche quando Corini lo ha chiamato a fare 10 minuti, non ha mai dato l'impressione di, non soltanto del cambio di passo, ma anche dell'autorevolezza di quello che vuole riconquistarsi il posto. E devo dire che ho visto una certa involuzione anche in Bro, che era partito benissimo e che adesso invece mi sembra un po' ingrigito. Ma non c'è dubbio che Saric e Sturzo sono le grandi delusioni di questo Palermo. Erano i due giocatori ai quali si chiedeva di dare un grande apporto qualitativo e tecnico e non ci sono riusciti per motivi diversi, però ancora non sono riusciti a dare quello che la loro carriera ha detto possono dare, ed è un po' anche quello che sostengono i nostri ascoltatori attraverso i messaggi. Cioè, è chiaro che ci sono due problemi in questo momento che si chiamano Saric e Stulac. Ma però, vedi, Guido, poco fa, ecco, parlavi di Bro. Cioè, ieri Bro, quando è entrato, a me non sembra che abbia fatto disastri, semmai avevamo, come dire, gli occhi abbagliati nelle primissime uscite stagionali. Ma il vero Bro è quello che è entrato ieri, ha fatto il suo compitino, senza fare disastri, non mi sembra abbia fatto chissà quali errori. Questo ti dice che uno come Bro è un buon rincalzo per la Serie B. Al Palermo in questo momento allora, serve altro. Giuseppe, però scusami Giuseppe, io non vorrei neanche fare un litigio verbale con te. Un confronto, sì. No, litigato. Però ecco, dobbiamo litigare. Sì, litigato. Ci pigliamo a pugni dallo schermo. No, perché il concetto è, non le faccio una questione di Bro, che non ha fatto disastri. Quando io dico la panchina non ha dato il contributo, significa che io mi aspetterei proprio strutturalmente, programmaticamente, un discorso diverso che ho visto poche volte. Qua parliamo di Bro e Saric, ma posso fare esempi anche con altre sostituzioni che quasi mai hanno dato un grandissimo contributo. Cioè, Bro ieri ha giocato mezz'ora con lo stesso ritmo, sostanzialmente, correggimi se sbaglio, che ha quando gioca 90 minuti. Allora, se tu utilizzi i 16 giocatori e gli dici, faccio un esempio, Segre, spremiti 60 minuti, dai il massimo perché poi ti cambio ed entra Bro che in 30 minuti mi deve
condensare tutte le energie che di solito riserva in 90 minuti. Ecco, in questo senso intendo che il cambio dalla panchina debba produrre uno sprint in più, un cambio di passo in più, qualcosa in più. È anche vero, e non ne faccio una questione personale, che ieri per esempio i cambi sono stati fatti quando il Palermo già aveva un po' rallentato il ritmo, aveva tirato, non dico i remi in barca perché è una parola che non mi piace, ma aveva, come dire, cambiato atteggiamento per cercare la vittoria. Ecco, questo era il concetto della mia... Guido, scusami, però noi l'abbiamo urlato, in questo momento l'avete urlato voi, io mi associo e urlo ancora di più, ma se ci mancano due giocatori fondamentali come Saric e Stulas, se dobbiamo rimpiazzare ancora Elia, è chiaro che certe cose noi non le abbiamo in canna, certi colpi non li abbiamo, bisogna arrangiarsi in questo momento, perché altrimenti noi pretendiamo da questa squadra qualità che vengono a mancare. Cioè il tiro di Stulac è stato un esempio, cioè se noi abbiamo uno che al 92esimo invece di mandare la palla fuori però fa gol, è chiaro che hai trovato l'uomo che improvvisamente ti dà una marcia in più, altrimenti dobbiamo rimediare, dobbiamo cercare in tutti i modi di evitare determinate situazioni negative. Però io stavo litigando con Giuseppe, non con te, Giuseppe. No, Guido, esatto, cioè, l'hai detto tu, ti aspetti qualcosa in più, ma evidentemente non ce l'hanno questi giocatori alla panchina. Cioè Soleri l'anno scorso te le spaccava magari le partite, ma era in Serie C, evidentemente per la Serie B ha difficoltà, è tutto qui, cioè, evidentemente non ce l'hanno. Io ieri a precisa domanda a Corini, ripeto, senza nulla togliere al tecnico, magari è chiaro che io non mi aspettavo una risposta diversa da quella che ha data, perché è chiaro che l'allenatore è andato a difendere i suoi giocatori dicendo che erano entrati col piglio giusto, eccetera. Però non posso non dire, cioè, l'ho visto anche un po' in imbarazzo, cioè è lui il primo consapevole, a mio parere, del fatto che fino ad ora i cambi non hanno prodotto, non hanno mai prodotto nulla. Abbiamo i messaggi. Un solo gol, sì. La panchina è arrivato in 16 partite. Fermati, Giuseppe, ci sono i messaggi con Fabrizio. Francesco Meglia, o Melia, questa squadra a gennaio va sistemata tecnicamente per una salvezza tranquilla. Condivido. Angelo Ferlazzo, la panchina è composta da gente che potrebbe giocare solo in Serie C. Emanuele Drago manca. Beh, questo però non è vero, perché Saric e Stulac è gente che ha giocato anche in Serie A volendo, quindi ha fatto anche qualche promozione pure. Ha fatto anche qualche promozione. E questo è il grande dilemma, il grande tema. Manca un fantasista secondo Emanuele Drago. Beh, però il fantasista, sì, non c'è un fantasista. Però se tu pensi a un fantasista, probabilmente pensi a un Palermo diverso concettualmente. Certo, dovrebbe cambiare. Dovrebbe cambiare la situazione. 4-3-1-2. Esatto. Fabrizio Nicomacchi, non capisco perché Corini utilizza poco e niente Floriano, un giocatore forte tecnicamente, visione di gioco, sa far gol. Per me uno come Floriano deve sempre giocare, è un po' un refrain che si ripete perché molti invocano il blocco che ha vinto la Serie C da mischiare con qualche giocatore nuovo. Poi c'è Angelo Ferrazzi, dice: ma Pierozzi sulla fascia destra non può provarlo? Il fratello gemello nella regina è titolare fisso, non penso che il gemello sia così scarso. Una possibilità gli si potrebbe dare. Non però, tutti i gemelli sono uguali, non tutti i fratelli sei, o i gemelli non sono perché uguali. Perché hai lo stesso patrimonio genetico, sei però, lo stesso rendimento. Però sicuramente una cosa la vorrei dire. Cioè, allora per i filippini. I gemelli filippini, sì. Io credo che il Palermo debba comunque risolvere un equivoco, perché se Pierozzi, che non conosciamo, se Accardi, che conosciamo e ha fatto molto bene, certo in Serie C, però è uno che potrebbe forse dare una mano anche in Serie B, oppure Devetak, che è un po' uscito fuori dai radar, se questi giocatori il Palermo ritiene di non utilizzarli mai, è meglio cederli e cercare di fare chiarezza all'interno. Guido, perché... Pierozzi stava per essere riceduto prima della fine del mercato di gennaio, vorrà dire qualche cosa, non evidentemente non è ritenuto all'altezza. Mi auguro che chi non rientra completamente estivo, nei programmi scusami, possa
lasciare, perché se no secondo me diventa un appesantimento del gruppo eccessivo. Guido, hai dimenticato Doda e Lancini, per esempio, sono altri Doda due e Lancini, giocatori. Hai ragione. E Doda poi Lancini, io invece vorrei spendere due parole a favore di Damiani, che invece è un giocatore che quando lo metti dentro ti dà il suo contributo, sempre notevole. Sì, anche se ieri a me non è dispiaciuto, a Fabrizio invece non è piaciuto. A me non è piaciuto. Non voglio andare contro Salvatore così per partito preso, ma credo che proprio le difficoltà maggiori il Palermo le abbia avute con Damiani ieri, perché Damiani non ha questa mai dato la prova. Cosa sulla quale non sono... Scusami Fabrizio, pensavo avessi finito. No, questa è la prima cosa sulla quale oggi non sono d'accordo con Salvatore. Sì, io l'ho visto in grande difficoltà ieri Damiani. Non ha mai dato la palla giusta in avanti, ha sbagliato clamorosamente tempi di gioco, ha perso tre palle sanguinose dalle quali sono scaturite ripartenze pericolose. E allora il Gomez prima che è uscito? No, Gomez prima non, di è uscire, stato, Gomez... non è stato il solito Gomez sicuramente. Sì, infatti Gomez ha fatto un errore. Ma ci sta, perché comunque sta tirando la carretta da sette partite. Cioè, noi stavamo parlando di giocatori utili o di giocatori che non sono, che non rientrano nei piani del Palermo. Io dico no, che Damiani, infatti, Damiani rientra, ma Salvatore, io per darti anche un po' di manforte, a me non è dispiaciuto Damiani, al di là di qualche errore visibile come quello di Gomez, che ha fatto un errore onestamente ingenuo che poteva costare molto caro, a me Damiani è piaciuto anche nella maniera anche Damiani l'ha fatto questi errori, ragazzi. Damiani ha perso due palle al centrocampo, sono ripartiti Damiani, e stavano andando in bisogna porta. Bisogna anche dire che Damiani secondo me ieri ha assicurato garanzie a Sala sulla catena di sinistra, consentendo a Sala di fare quello che ha potuto fare, snaturando le proprie caratteristiche per consentire a Sala qualche viaggio in più in avanti. Questa però, è la mia personale opinione. Guido, però ieri sera la sensazione dallo stadio è che il Como nel primo tempo ti faceva giocare, e quando hai questa fortuna di trovare un avversario che comunque ti lascia libero soprattutto in mezzo al campo, potevi stare testa alta, guardare a chi darla e con i tempi giusti, e sbagli due, tre lanci consecutivi, francamente da un giocatore che milita in Serie B Non me l'aspetto, e ripeto, è più le palle sanguinose che ha perso, sono d'accordo con Fabrizio. Allora chiudiamo con Damiani, però siccome abbiamo pochissimo tempo vorrei già proiettarmi su Spal Palermo velocemente. Salvatore, si gioca dopo 60 ore più o meno dalla partita, secondo te Corini cambia molto o poco? E chi? Ma Corini diciamo che è un conservatore, quindi cambierà abbastanza poco, magari torna al vecchio modulo o comunque... Sul vecchio modulo non sono d'accordo anch'io, cioè vido fuori, non lo ripropone secondo me. Però Saric potrebbe avere spazio, sì, Saric. Certo, Saric potrebbe avere spazio, però... Lì siamo al solito discorso, non sapendo noi quali sono i parametri dei giocatori durante le partite e dopo gli allenamenti, non possiamo ipotizzare chi è in questo momento in grado di sostituire un compagno. Io quindi penso che Valente ha rifiatato e potrebbe giocare, Saric potrebbe trovare il suo spazio da titolare. Non so, secondo te Bettella Marconi è un ballottaggio oppure già ci sono cambi di gerarchia? Ma no, credo che si sia avviato un cambio di gerarchia, per quanto però devo dire che sulla terza partita, giocata due giorni dall'ultima, invece secondo me Corini cambierà qualche cosa, perché proprio per un dosaggio di forze. Giuseppe? Sì, penso pure io, però non mi aspetto chissà quale grande rivoluzione, ecco. Io penso possa cambiare non più di due o tre pedine, ecco. Io due o tre cambi me li aspetto. Io non mi meraviglierei vedere Stulaz dall'inizio. O Saric. Sì. Tutte e due non credo, perché sarebbe troppo cambiamento e Corini poi non vuole. Allora, ancora due messaggi. Allora... Tony Grassia dice: Gomez sempre in campo, sembra Arthur o Gattuso. Per invece Massimo Di Piedi, Damiani e Gomez non possono giocare insieme. Poi
Maurizio Pupella ci informa che Pierozzi è stato convocato da Mancini in uno stage, sperando che sia lui quello che gioca nel Palermo, però io non ho diciamo, no, riferimenti, non ho e idea, quindi non posso diciamo, eventualmente contestare. Oh, per tutte le notizie c'è sempre stadionews.it in tempo reale, non cambiate mai sito di riferimento. No, non mi risulta. Bravo Giuseppe, servono acquisti di valore che possono dare spessore alla squadra, quindi ci sono anche i complimenti per Leone, stranamente, ma è così che va. Ogni tanto capita. Va bene, ci fermiamo un attimo perché io devo fare il test sulla vostra capacità di conoscere il calcio e quindi siccome noi agli amici di Blog Sicilia e di Stadio News proponiamo un prodotto in diretta che però resta lì sulle pagine, adesso vi faccio la domanda, diciamo, cardine. Trabocchetto. Chi troviamo fra le prime quattro del mondiale che oggi si riparte? Allora, Salvatore, Olanda o Argentina? Argentina. Argentina. Giuseppe Leone. Olanda. Fabrizio. Ma io dico Argentina. E io dico Olanda, così siamo due contro due. Brasile? Brasile-Croazia? Geraci, ovviamente Geraci, in ordine cronologico, Geraci. Brasile. Brasile contro Croazia, Brasile. Giuseppe? Brasile. Fabrizio? Brasile, per forza. Siamo tutti e quattro su Brasile, Francia e Inghilterra. Geraci? Francia. Leone? La Francia, che poi incontrerà il Brasile in finale. Fabrizio? Mi accodo. Francia, quindi unanimità su Brasile e Francia che quindi potrebbero essere le finaliste. E poi Portogallo o Marocco, che mi dite, Salvatore? Portogallo. Giuseppe? Portogallo. Forse l'unica sorpresa potrebbe essere il Portogallo, però per il resto vedo tutto abbastanza incanalato su Francia e Brasile. Beh, ma secondo me Portogallo non è una sorpresa perché è una squadra fortissima. Senza Ronaldo secondo me guadagna un po' di più, non tanto per il sostituto di Ronaldo che ha avuto anche la fortuna di fare la tripletta, ma per il contributo più entusiastico degli altri 10 compagni che secondo me ultimamente non gradivano molto Ronaldo. Tu sei d'accordo sul Portogallo? No, Marocco. Tu dici Marocco, clamorosa sorpresa, quindi se lunedì ci rivediamo qui con il Marocco in semifinale dovremo offrire una pizza a Fabrizio Vitale. Siamo in diamo discussione... le dimissioni, Giuseppe. Sì, diamo le dimissioni tutti quanti, anche io lo lasciamo solo. Però adesso ditemi, visto che stiamo giocando, Spal Palermo, come finisce? Salvatore? Ma come... Questa è veramente una carognata, perché io da palermitano e da tifoso del Palermo, sono tifoso del Palermo da quando sono nato, ti dirò sempre Palermo, non posso dire altro. Giuseppe? Vincerà la Spal. Vincerà la Spal, benissimo. Fabrizio? Ma io mi fido di questo assetto da trasferta che ha intrapreso il Palermo, che in qualche modo sta portando qualcosa, quindi vedo un X2. Io pure, sono per l'X2, direi istintivamente 1-1, però siccome De Rossi non mi sembra un grande allenatore e la Spal non mi sembra una grande squadra, perché no, un'altra vittoria in trasferta, continuiamo così col trend delle vittorie in trasferta. Ci vediamo lunedì come sempre alle 14 su Blog Sicilia, su Stadio News, ma anche ovviamente su Video Regione Canale 14 del Digitale Terrestre, con un'altra tappa del campionato che sarà svolta, e vediamo di non soffrire un'altra volta e di esultare con un Palermo vincente. A lunedì, grazie a tutti, arrivederci.